Grazie al mecenate Domenico Pisani, che lo sostiene negli studi, Giovan Battista Garberini, di famiglia povera, può coltivare il suo talento pittorico. I ritratti come quello del protettore e questo della moglie di lui si attengono alle regole di un realismo moderato, attento alla resa interiore del personaggio, curatissimi i pochi particolari esteriori. Prova del successo di Garberini sono i numerosi ritratti della nobiltà imprenditoriale vigevanese, come questo del marchese Apollinare Rocca Saporiti con famiglia. Anche qui si sente una certa influenza del romanticismo accademico di Francesco Hayez. Il senatore Vincenzo Roncalli, fondatore dell'Istituto di Arti e Mestieri, in cui il Garberini dirige e anima la scuola di disegno e decorazione. Una schiera di pittori vigevanesi e lomellini compiranno qui i primi passi nell'arte loro. La pittura d'argomento sacro occupa la parte preponderante della produzione di Garberini. La Maddalena ai piedi di Gesù nella casa del fariseo. Ancora un grande affresco nella chiesa di San Francesco. Il buon pastore. Il consorzio Muratori e Scalpellini è il committente dell'affresco con i santi Massimo e Floro, loro patroni, nella chiesa di San Bernardo. Nella stessa chiesa, sulla volta, la scena ricca e animata della gloria di San Bernardo di Chiaravalle. Nella chiesa di San Dionigi si trova uno dei cicli più impegnativi eseguito negli ultimi anni della carriera. Illustra la devozione di San Dionigi alla Vergine. Nella chiesa di San Pietro Martire, una grande tela in cui Papa Pio V Ghislieri, che fu frate e priore in questo convento, benedice i poveri e gli infermi. E nella sagrestia un tondo sul soffitto. Chiesa di San Carlo. Nell'abside la gloria di San Carlo. Un pregevole dipinto con un giovane San Carlo Borromeo. La mano del santo sopra la città di Vigevano. Nella bella chiesa, a metà di Via del Popolo, l'artista nel 1888 dipinge la cupola. L'incoronazione della Vergine e l'Assunzione. Meritano attenzione anche alcune opere di tema profano, come il quadro con l'incendio della Filanda Bonacossa o i grandi velari per il Teatro Cagnoni. Anzitutto quello sull'assedio di Vigevano nel 1444, quando la città resiste agli assalti di Francesco Sforza, respinti da un valoroso gruppo di donne capeggiate da Camilla Ridolfi. L'altro velario, la festa sul Ticino. L'allegra merenda sulle sponde del Ticino. Gli abiti colorati delle fanciulle, l'atmosfera spensierata, i brindisi, la musica, la poesia di un rapporto idilliaco con la natura. È forse il suo capolavoro, da cui trapela l'affetto per la sua città amatissima e il fiume. Nel
Nei primi giorni del 1896 si chiude la vita operosa del pittore Garberini, che con la sua modesta fortuna istituirà una borsa di studio che consenta ai promettenti giovani artisti vigevanesi di frequentare l'Accademia di Brera.